In corso in queste ore le elezioni provinciali per il rinnovo dei consiglieri. Il segretario provinciale del Partito Democratico Enzo Luciano commenta la tornata elettorale, bocciando la riforma voluta dal governo Renzi e dall'allora ministro Graziano Del Rio. C'era stato detto che anche queste si sarebbero svolte con un sistema differente, quello col sistema elettorale che avrebbe dovuto restituire la parola ai cittadini. Questa stavolta non è stato così, ci auguriamo che la prossima volta ciò avvenga, perché effettivamente, per quanto diceva bene il presidente Alfieri, il consenso è consenso, anche se si esprime attraverso degli organismi, quindi con un'elezione di secondo livello. Ma a noi farebbe piacere che effettivamente la modifica della Delrio venisse annullata e quindi venisse data parola ai cittadini e soprattutto restituite non tanto le competenze, anche le risorse che la provincia di Salerno in passato ha gestito per il territorio e per le comunità e che oggi diciamo, non ha perché ovviamente in ragione della legge ci sono state queste riduzioni. Noi speriamo sempre ovviamente di migliorarci, il risultato da cui partiamo è sempre stato un risultato importante, cioè il Partito Democratico è stata sempre la prima lista con un numero di consiglieri eletti importanti, poi non dimentichiamo che poi nell'ambito della coalizione ci sono anche altre liste civiche e di programma che accompagnano la lista del Partito Democratico, penso a Campania Libera, penso alla lista dei moderati, ovviamente penso alla lista del Partito Socialista. Quindi insieme il centro-sinistra ha sempre dimostrato di avere numeri importanti, ma noi di banchi di prova ne abbiamo superati tanti, speriamo e siamo convinti di superare egregiamente anche questo. Ovviamente noi lo facciamo non solo perché è nostro dovere, ma perché è anche un impegno importante che abbiamo con i territori. I territori devono essere bene amministrati e noi pensiamo che per amministrarli bene debbano essere messi in campo e schierati, quindi come candidati e poi come amministratori, gli amministratori del Partito Democratico, che come dicevo sono persone capaci, competenti, che hanno dimostrato di fare bene nei loro territori e sapranno fare bene in provincia.